tutti, oggi vorrei provare insieme a voi a riutilizzare le stecchettine di ghiacciolo o di gelato. Questi esempio sono di un gelato tipo il Magnum, quindi hanno questa forma, e poi la classica appunto del ghiacciolo. Io voglio realizzare degli espositori per orecchini singoli, diciamo quelli che vengono poi utilizzati nelle bancarelle, visto che spero a breve di poter fare anche delle bancarelle con le mie creazioni. Allora iniziamo subito e vado a forare nel centro di questo legnettino in questo modo da poter consentire il passaggio e l'inserimento in verticale dell'altro. Per fare il taglio mi aiuto come sempre con un taglierino, prendo volendo le misure e traccio il centro. Come vedete ho fatto il primo taglietto e ora ovviamente continuo a scavare per poter allargare l'ingresso, solo così poi potrò inserire l'altro stecchino. Ecco qui il primo foro, come vedete mi sono anche aiutata con un trapanino. Adesso provo ad inserire e come vedete fuoriesce un pochettino la parte curva che andrò a limare sempre appunto con della carta vetrata o con questo attrezzo sempre per il trapano. Metto a fuoco, eccolo qua. Faccio la stessa cosa anche per l'altro stecchino. Ho forato anche il secondo stecchino ed ho inserito in questo modo ed incastrato il tutto. Sotto l'ho portato diciamo a pari e sopra invece lo lascio comunque sporgere, perché per me non è un problema. Sarà un po' difficile farvi vedere perché l'inquadratura non è delle migliori. Adesso vado a forare la parte superiore con due bocchini, sempre con l'aiuto di un trapano, e saranno quelli dove appunto io andrò poi ad inserire gli orecchini. Mi stavo dimenticando ovviamente una cosa, che bisogna rinforzare la base, e la base la vado a rinforzare sempre con un altro stecchino, però tagliato in due, e in questo caso l'ho incollato in questo modo. Vi faccio un altro esempio, prendete la base, tagliate bene diciamo un altro stecchino in questo modo, lo limate molto bene perché deve essere proprio pari pari, e quindi avvicinarsi benissimo ai bordi dell'altro stecchino in questo modo. Mettete poi un po' di colla, io in questo caso ho usato l'Attac, e l'ho lasciato asciugare. Io l'ho appoggiato su un pezzo di carta che poi ovviamente andrò a togliere, e anche se rimarrà un pezzettino di carta sotto sicuramente non si vedrà. Sopra ho messo lo stecchino leggermente più corto e ho fatto dei piccoli fori. Vi faccio vedere esempio adesso l'orecchino inserito in questo modo. Faccio vedere appoggiato, se riuscite a vedere, lo inclino, eccolo qui. Adesso cosa faccio? Vado subito ovviamente a togliere la carta di sotto e procedo con la colorazione, in questo caso con un colore nero acrilico. Perfetto, ecco qui l'oggetto colorato, lo lascio asciugare. Come vedete mi sono anche sporcata le dita, quindi sono pulcissima. Procedo poi con la decorazione, quella ovviamente resta sempre a vostro piacimento. Vi metto come al solito le foto dell'oggetto finito. Spero che il video tutorial vi possa essere utile, ci vediamo al prossimo video. Se avete domande scrivetele pure qua sotto, e vi ringrazio come sempre di tutto. Al prossimo video, ciao!